Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata della serie Proviamolo. E oggi c'è una sorta di ritorno ragazzi, Black Desert, gente. Un video che in realtà è andato veramente molto 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 bene sul mio canale. Ma questa volta lo sviluppatore stesso mi ha chiesto di, distributore a dir la verità del gioco, mi ha chiesto di portarlo in versione PS4, ok? Questo sarà il mio primo MMORPG su console. Non so davvero che cosa aspettarmi e mi sento proprio completamente come un pesce fuor d'acqua a giocare a un gioco del genere con il controller, sappiatelo questo. Ma Black Desert è un MMORPG, quindi un gioco di ruolo online multiplayer massivo, la traduzione è questa qua, che effettivamente ha un certo numero di giocatori, anche perché costa poco, sembra essere fatto piuttosto bene. Insomma, a voi è piaciuto, a me tutto sommato non è dispiaciuto assolutamente, ma l'ho soltanto provato, quindi in realtà il mio giudizio conta poco. Vediamo che cosa aspettarci su console, ok? Vai, probabilmente dobbiamo creare tutto quanto il personaggio, eccetera, eccetera. La dimensione dell'area della Wii, ma credo che vada bene così. La gamma dovrebbe essere buona pure. Ok, va bene, confermiamo questo. Confermiamo anche questo. Confermiamo anche questo. Family name settings. Io direi a questo punto beh, no, non so. No, non lo so. Va bene, così sia. Confermiamo. Sì. Ah, cacchio. GGHHJJKK. Ok. Ma dai, per l'amor di Dio. Ma veramente? GGHHJJKK. Non ci posso credere, qualcuno ha pensato di fare la stessa cosa che ho fatto io? GGTTYNMM. Dai, questo è impossibile. Grazie a Dio. Allora, vediamo che cosa dobbiamo fare adesso. Ah, dobbiamo scegliere il server. Olvia 1, 2, Arsha. Ah, è server PvP. Quindi è Olvia 1. No, nuovo personaggio, creiamolo. Allora, Asha da battaglia, madonna il frame rate. Ok. Ah, mi piace lei. Un guerriero. Vabbè, guerriero. Ok. Asha Shin. Vabbè, questo sì, si è capito più o meno che cos'è. Ranger, maga, lan. Oh mio Dio, chi è questa? Ok. Va bene. Sì. Ho una certa attrattiva per te. Mamma mia che gnocca. Ok. Berserker, mi piace. Per Tamer, Shy, non so cosa sia. Ma sono tantissimi. Allora, la prima mi è piaciuta particolarmente. Vabbè, creiamo il personaggio. L'aspetto, guarda, mi vai tipo benissimo così. Come si fa ad andare avanti? Ok. Ghiuli. Ok. Sì. Oh mio Dio, di nuovo sta menata qui. Va bene. Sto facendo cose un po' a caso, ragazzi, per non perdere eccessivamente tempo. Però, ok. Vai, selezioniamo lei. Mamma mia, ma come si giocherà un MMO con il controller? Io veramente non so che cosa aspettarmi. Stilisticamente mi piace molto.
Per fortuna la mia PS4 ha un SSD dentro. Perché sì, ancora non mi è arrivata la 5. Dannazione. Se no ve l'avrei portato su PS5 questo qua, ammesso che sia compatibile, ma credo di sì. Are you awake? Che sta succedendo all'audio? Sorry, but you should have known better. Ok. Non so che cosa sia successo al... Ok. Ok, ci siamo. Allora. Siamo, sì, ti senti bene? Allora. Pensiamo a noi. Le persone cercano sempre di farci fare il loro lavoro. Chiamami in ogni momento con il pulsante option. Main quest. Inizio dell'avventura. Allora, sembra di stare meglio. Stai bene? Stavo iniziando a chiedermi se avessi scelto il giusto scusate, il giusto host. Che cos'è quella faccia? Non dirmi che non ti ricordi di me. Avevi promesso che ti saresti ricordato. Beh, non sarà un grande problema. I tuoi ricordi ritorneranno presto. C'è qualcosa che ti aspetta laggiù. Mi nasconderò ora, vai a parlare con quella persona. Non ti preoccupare, sei l'unico che mi può vedere. Ok. Nuova quest. Enhancement, transfusion. Beh, immagino che si possa anche evitare adesso. Ok, perfetto. Bene. Mio Dio, il frame rate. Entrato in una zona di combattimento. Sei veramente un expert? Non sembri come uno at all. Well, I've investigated ruins across the continent. I study ancient artifacts. Everybody says they're experts. What could you possibly do by yourself? Huh. I didn't come here alone. I'm with an ancient language expert and some quality excavators. You stand before Princess Jarrett. You must mind your... I'm sorry, adventurer, but I can't really trust you with a job this important. Return where you came from. No, thank you. Look, I discovered this gemstone in the Valencia ruins. It was verified as authentic by the Imperial Court. My goodness, isn't this a gem of balance? They say it concealed the dark power. I never thought I would see one in my lifetime. So is this something that Sir Jordian is looking for? Fine. You are in charge of the Stone Chamber investigation now. A fortnight. That's how long I'm giving you. Fortnight. Pure qui. It'll be much sooner than that. Ragazzi, il... I wonder what exciting discoveries we'll find inside the ancient stone chamber today. Ok. I can barely contain my excitement. Adesso guardate quando ritorniamo... In gioco in maniera vera e propria, quando non facciamo i dialoghi. Allora, ho sentito le voci, ma questa principessa è impossibile da accontentare. Ti senti meglio ora? Vedo che ti sei finalmente svegliata. Sono Edan, l'esploratore. Ho scoperto che sei svenuta laggiù e ti ho portato qui. Che cos'è quello? Aspetta, che cosa? Stai chiedendo a me chi sei tu? È strano. Un viaggiatore che non si ricorda nulla. Sembri perso e confuso. Sei a Balenos, vicino alla Ancient Stone Chamber, per essere precisi. Non so che cosa è successo, ma sei al sicuro qui. A traveler who does not remember anything. Well, this is awkward. Allora, ok, c'è questo principale. Excavation site. Quindi, l'ascia trovata dentro la Stone Chamber e apparteneva a te. Ah, pensavo che fossi un vagabondo da una terra lontana.
Sapevo che non era un contadino perché non eri vestito come tale. Sembri estremamente confuso, comunque. Non ricordi niente? Sembra che tu avessi un incubo. Omoa, inverno... Sembra che ci sia una lunga storia dietro a tutto ciò, ma è qualcosa che dovrai scoprire tu stesso. Ah, ricordati... Ah, ti sei riuscito a svegliare semplicemente grazie all'aiuto degli altri. Vorrei aiutarti a recuperare i tuoi ricordi, ma sono oberato di lavoro al sito di scavo. Andrò lì. Ok. Va bene, questo? Scavation site? Ok, credo che vada bene così. Mamma mia, il frame rate è qualcosa di terribile, raga. Questo posso interagire con questo? Allora, guardando la minimappa, esamina... Aspetta, esamina l'antico artefatto. Ah, è proprio qui, praticamente. Dovrebbe essere un cuore di un gigante antico che dovrebbe battere, cioè che dovrebbe battere per sempre. C'è un artifact. Vuoi sapere qualcosa di riguardo al cuore di un antico gigante? Non so da quando ha cominciato a comportarsi così. L'unica cosa che so per certo è che il cuore sta emettendo un grande potere. Sono spaventato. Perché lo sta facendo? Il resto del corpo del gigante è a pezzi, quindi pensi che sia una cattiva idea cercare di svegliarlo? Beh, su due piedi, sai com'è? Vabbè. Allora, beh, qualcun altro sarà tentato di farlo comunque. Sono anche spaventato dalle armi antiche che giacciono intorno al cuore. Ho incubi sul fatto che tornino in vita di notte e ti guardino, semplicemente. Qualche volta sento come se il mondo fosse pieno di segreti coperti da una nebbia oscura. Nebbia densa. Ok. Adesso? Guarda qua. Jaret. Ah, devo consegnarla? Stai guardando... Sì. Ok. Ok, che stai aspettando? Se sei con Idan muoviti e aiuta con gli scavi. Noi siamo quelli che hanno scoperto le rovine. Sono sicuro che Jordan sarà soddisfatto del nostro lavoro. Sembra che tu non sia interessata nel lavoro di scavo. Quindi potessi scoprire qualcosa in più delle Grey Foxes e... Aspetta, questa non l'ho tanto capita. Che cosa c'erano i soldati? Ah, ok. Va bene, praticamente devo uccidere. Sì. Devo uccidere qualcuno là. E finalmente si vede come funziona il combattimento. Credo, no? Mamma mia. Frame rate è qualcosa di terrificante. Ok, ah, ok. Come faccio a selezionarlo, però? No, ma quale opzione? Ho capito, aspetta. No. Questo è niente. Scusate ragazzi, non mi ci ritrovo proprio nella maniera più assoluta. Condizioni di livello? Non è stato... Aspetta. Devo capire... Non si attacca. Mamma mia, come sono completamente... perso in questa roba qua. Come cavolo si attacca? Ah, proprio così. È un gioco d'azione, non devi premere qualcosa. Minchia, l'ho cancellato. The Fluid Collector. Ah,
Ah, ok, aspetta. Ok, quindi l'hanno reso un film, un gioco d'azione praticamente. Così proprio. Ok. Che cosa mi ha... Va bene, altra quest, warm up. Allora, va bene, andiamo avanti. Sì, altre volpi bisogna uccidere. D'accordo? Oh! Questo? Ok, vediamo un po', Sempre Grey Fox. Però magari non vicino a queste perché... Questi potrebbero farmi molto male. Ah, 10 ne devo uccidere. Oh oh. Meglio non dargli fastidio più di tanto. Anzi, cos'è? Sono aumentato di livello, scommetto. Sto chiedendo che altro fare in là. Comunque è francamente terribile, ragazzi. Una nuova abilità, Frenzy. Cioè, io... Allora, io col controller, cioè, proprio non... Boh. Ah, vabbè, questa cosa è carina. Ma il frame rate, cioè l'ottimizzazione per console hanno fatto, madonna, quanto si vede che questo gioco non era nato per console. Ok, che altro hanno devo prendere? Ah, vabbè, niente. Andiamo a consegnare la quest. Io che all'inizio andavo cercando, come in tutti gli MMO, cioè le abilità d'attacco e non e non R1 R2. Va bene, grazie. Interessante. Questa è completata. Vediamo di andare veloci, ragazzi, perché molto semplicemente in progress. Ok, grazie. Andiamo, va. Senza fare troppe domande. Sta succedendo qua? Nemici ancora niente? Devo arrivare fino in fondo a esplorare così a caso? Secondo me no. Passato tanto tempo da quando l'ho provato. Che è successo? Vabbè. Passato tanto tempo da quando l'ho provato sto gioco, quindi... Onestamente non mi ricordo che cosa sta per succedere. Ah, ok. C'è di nuovo lui. Parlare a Idan. Va bene. Sì, mi ha mandato lei. Mi ha mandato proprio la principessa. Questa. Guardiamo le rovine misteriose. Vediamo un po'. Energia emanata da questo artefatto e quella del Black Spirit è molto simile. Aiden, look at this. There's something wrong with the artifact.
is it? Because of this traveler here? You are infected, possessed with dark energy. But it's not awakened yet. So, tell us anything you might know about the black energy. You must rid yourself of all those visions. Aiden, stop. He seems unstable. E quindi? Sembra che il tempo si sia fermato. Allora, ragazzi, io quando provai questo gioco qui, in tutta onestà, non mi diede affatto una cattiva impressione. Ok? E onestamente, ma adesso sto andando diretto perché mo a leggere e tradurvi tutto non mi sembra proprio il caso, anche perché è una cosa più importante di cui vi devo parlare, questo video non voglio che sia veramente troppo lungo. Adesso devo uscire da qua. Ragazzi, quando lo provai il gioco, mi ricordo bene che non mi diede affatto una cattiva impressione, anzi, avevo pensato di continuare a portarvelo per un po', poi però, insomma, già sto portando World of Warcraft, mettere un secondo MMORPG è francamente impossibile per la mia programmazione. Quindi, in realtà, io ho una opinione piuttosto buona di questo gioco, ma questo porting per console è francamente imbarazzante. È completamente fuori luogo, inadatto e ottimizzato malissimo. Cioè, il gioco non si presta assolutamente alla console. Ma si vede proprio. Small Tree Spirit, ok. Ehi. Beh, dobbiamo fare, guarda. Che devi fare? Grazie. Vai. Cerchiamo di uccidere questi, ma... Oh, Grey Wolf Alpha. Oh, forse non è stata proprio una grandissima idea. Minchia. Quindi mi stai dicendo che se lo attacco con il super colpo da dietro vi faccio un critico che lo uccido sul proprio secco così? Beh, allora, mamma mia, guarda, si riesce a malapena a capire che cosa sta succedendo. Veramente. Va bene, mi curerò. Non so neanche se mi sono curato, mi sa di no. Il loot, le cose, è tutto veramente super, super, super scomodo. C'è una nuova skill. E come le... E le skill come le uso? Cioè, guarda, così, così, e poi devo scegliere qualcosa. Condition... Ah, queste sono le quest. Ok. Mamma mia, che casino.
uccidiamo quest'ultima di queste. Ragazzi, è francamente un qualcosa che sto... Io sto girando e non sto badando a molte cose perché sto cercando un modo per non stroncarlo. Cioè, sto onestamente cercando una ragione per continuare a giocare. Cioè, mi iniziano a fare male gli occhi. Grey Boar, magari evitiamolo. Guarda, guarda, riesco a malapena. Dai. Dai, perché non attacca più? Adesso attacca. Grazie. Oh boh, non so che pensare, ragazzi. Va bene. Fatta la quest. E adesso? Ah, forse è questo? Ah, solo quando sei in standby. Ragazzi, sapete che c'è? Ne ho abbastanza. Cioè, è francamente fatto in una maniera... Beh, indecente. Non il gioco in sé, il porting per console. È terribile. Io ho giocato alla versione per PC ed è francamente un qualcosa di molto carino. Il porting per PS4 è francamente... Boh, a mio parere ingiocabile. Ma fatemi sapere voi se sto esagerando io. E non so che dirvi. Non so che dirvi. Lo devo spiegare anche a quelli che mi hanno dato la chiave di gioco. Questa cosa, però. Va bene. Questo è un problema mio, non certo vostro. Fatemi sapere un po' voi che cosa ne pensate, ragazzi. Perché, francamente, quello che sto vedendo... Io mi sono fermato più che altro perché mi fanno male gli occhi. Ok? E il che è tutto dire. Non so cosa altro aggiungere, ragazzi. Io aspetto che i vostri commenti qui sotto. D'accordo? Bene, direi che finalmente per questo video per oggi è tutto. Grazie mille per averlo visto. Noi ci vediamo alla prossima puntata e la serie proviamole. Come sempre, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale. Seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto. E qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community. Tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti quanti i video della serie proviamolo. E anche il link per acquistare il gioco. Anche se vi ho specificatamente detto che, vabbè, ok, comunque, il link è lì qui sotto, vedete voi. Grazie ancora a tutti, alla prossima ragazzi.